Nella seduta del 25 marzo il Consiglio regionale ha votato la decadenza da consigliere di Michele Giovine, pensionati, e la surroga con la prima esclusa della stessa lista. L'Assemblea ha poi effettuato alcune nomine. La cultura come patrimonio collettivo irrinunciabile, ma anche come occasione di sviluppo economico per il territorio, costituisce il tema di apertura del magazine della Regione Piemonte Notizie numero 1 del 2014, presentato a Palazzo Lascaris. È online il Piemonte delle Autonomie, rivista quadrimestrale di scienze dell'amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte. Il primo numero è dedicato alla vasta tematica delle riforme del sistema istituzionale. Il Consiglio regionale sostiene la Biblioteca europea Gianni Merlini, recentemente inaugurata al campus Luigi Einaudi di Torino, anche finanziando due borse di studio per neolaureati impegnati nel servizio di documentazione. Il 22 marzo Latina ha ospitato, presente anche il gonfalone del Piemonte, la 19esima giornata della memoria dell'impegno contro le mafie promossa da Libera, ricordata anche a Torino con la fiaccolata che ha percorso il centro della città. Giovani e media, la televisione che vorrei, è il titolo del convegno svolto ad Alessandria con la collaborazione del Core con Piemonte. Dai dati è emerso che 4 ragazzi su 10 sono davanti allo schermo almeno 2 ore al giorno. In collaborazione con l'AICRE e l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, si è tenuto a Palazzo Lascaris il convegno del Movimento Federalista Europeo, che anticipa e prepara la Convenzione per la Federazione Europea.